Buongiorno a tutti, benvenuti a Dinastia e Cabrio. Ciao ragazzi. Buongiorno. Ok, allora oggi senza che io inizi a distruggere tutto quello che ho qua, ho le mie domandine. Oggi siete gli intervistati a distanza. Ok, dovete sapere, lo spiego per chi guarderà, che i microfoni sono tutti e tre aperti, quindi se rispondiamo assieme succede il delirio, vedete le nostre faccione. Allora, naturalmente ospiti musicali, naturalmente voi scrivete, cantate per voi con altri, insieme ad altri, insomma, fate un sacco di cose. Io partirei da Dinastia. Senti, Dinastia tuo nome d'arte, ma dopo quanti tentativi sei arrivato a questo nome? Subito, in realtà subito, perché io ho 33 anni, fatti proprio ieri, e da 23 c'ho sto nome. Io a 10 anni, con poche idee, ma chiare, comunque ho scelto questo nome che all'inizio non aveva nessun significato, ma e non ha ancora oggi il significato in realtà, tipo, cioè nel senso che non, tipo, non ti so dire che cosa vuol dire per me Dinastia, per me vuol dire tipo un nome che mi sono scelto allora e che col tempo comunque mi è rimasto è così. Ok, adesso vorrei fare praticamente la stessa domanda anche ad Angelo, e cioè ti vorrei dire, aspetta che io vedo ogni tanto delle cose disattivate, ok, L'audio. ci sei, dopo quanti tentativi sei arrivato a Cabrio? Siamo arrivati dopo, al contrario, Maurizio, siamo arrivati dopo tanti tentativi, perché all'inizio della carriera mi chiamavo Angelo Rock, però questo nome sembrava un po' da cabaret, un po' da Colorado. Angelo Rock, si aspettavano la battutina con la chitarra piccolina, robotronica. E poi invece con il mio primo produttore abbiamo pensato a un nome che ricordasse un po' la strada, visto che lui ha pensato alle mie canzoni come canzoni on the road, comunque da ascoltare in macchina. E quindi dopo vari tentativi tipo Marmitta, Cambio, Cabrio. È uscito questo nome qua, che poi piccolo d'impatto comunque era più figo alla fine perché Marmitta non era tanto, e neanche Sterzo, c'era anche Sterzo in mezzo. Sterzo però nel panorama indie in questo momento non è che sarebbe male. No, esatto. Visto che stiamo parlando con te, sto parlando, siamo insomma per chi ci vedrà. Allora, tu hai fatto recentemente il progetto più nuovo tuo è la cover del Grande Mazinga, perché insomma da pochi mesi sono stati i 40 anni dell'esordio in Italia del fumetto, però naturalmente tu hai scelto la sigla del cartone animato. Quale caratteristica o arma vorresti avere di Mazinga? Mazinga? La stazza no, perché bene o male ce l'ho. Quale caratteristica? Mazinga prima di attaccare cerca di far riflettere l'avversario, quindi vorrei avere un pochino la sua, come si dice, Capacità diplomatica. la sua capacità diplomatica, però sai, perde facilmente il controllo. Capacità diplomatica fino a un certo punto, poi alla fine i raggi fotonici, eccetera, eccetera. Comunque. Adesso invece volevo chiedere. Oh, Angelo, mi sa che è caduto. Fa niente. Vabbè, sei sparito dal video, Angelo, sei tornato. Ok. Beh, Dinastia in realtà si chiama Maurizio. Dinastia. Se invece a te dicessi la banda dei supereroi, cosa ti verrebbe in mente? La mia prima esperienza nerdonica, tipo nerd, tipo che ho fatto. Cioè, io ho fatto sta canzone per questo film di questo youtuber che è un catanese. È praticamente Davide Chio si chiama lui. Questo film, inaspettatamente, è stato un film visto in tutte le sale in tutta Italia. Cioè, inaspettatamente ti dico perché. Te lo dico sinceramente, io non l'ho visto il film. Io non l'ho visto il film. Sono rimasto ancora che non l'ho visto, ho letto solo la sceneggiatura. Quindi mi ricorda questa cosa che ho fatto, bella.
Bella. Senti, invece se dicessi le mani di mio padre? Le mani di mio padre è l'ultimo lavoro che abbiamo fatto e rappresenta appunto un nuovo passo nella musica che abbiamo fatto e racconta di questa metafora che è le mani di mio padre, ma in realtà parlo dell'esperienza, quanto sia differente l'esperienza mia a 30 anni e quella di mio padre. Visto che sto parlando con te, senti, se non fossimo tutti a casa oggi, tu con questa canzone dove saresti? Guarda, io dovevo iniziare il 9 marzo un piccolo tour da Bruxelles e da lì saremmo andati poi in Argentina, saremmo andati in America, però è tutto stato rimandato, quindi saremmo in giro a portare questa musica, questa nostra musica fuori, per la prima volta all'estero, con un tour all'estero organizzato dalle comunità italiane che ci avevano chiamato, ci avevano contattato, però pazienza, lo rifaremo presto. Molto bello, molto bello. Dai, sicuramente. Passo a Cabrio, per fare insomma, anche a Cabrio la stessa domanda. Cioè, se non fossi a casa oggi tu con il grande Mazinga o con un altro tuo progetto, e così se magari ci apri un attimo anche la porta sulle tue cose future, dove saresti, Cabrio? Cabrio a quest'ora, no, vabbè. Cabrio sarebbe uscito, penso, con il suo progetto nuovo, perché c'è un progetto nuovo, si chiama 2.0, è un EP con 5 brani, quindi sarei a fare un po' di promozione in giro, qualche live, perché... Così, cioè, ok, sì, bello, si deve fare per forza così adesso, quindi porre niente di nuovo, non posso spoilerare adesso quello che sarà, boh, a breve, non si sa, perché come tu ben sai, credo sia far uscire un album in questo momento qua non è molto, secondo me, molto produttivo in quanto comunque la stampa eccetera eccetera sono un pochino tutti fermi. Potrebbe essere una cosa per farli ricominciare, però questo periodo qua forse è meglio scrivere ancora. Ecco, mi preparo altri 4-5 dischi, così la mia carriera, poi devo fare solamente il greatest hits praticamente. Senti, ti ringrazio della risposta e mi è venuta in mente una cosina, po insomma, poco prima di salutarci, finiamo così, poi chiedo anche dei progetti a Dinastia, dei suoi progetti. Però, una delle tue canzoni, quale delle tue canzoni sarebbe adatta per un karaoke casalingo in queste giornate? Fa niente. Ok, passo a Dinastia allora. Non l'abbiamo detto, ma Dinastia ha scritto per tanti, Marco Mengoni, J-Ax, insomma, della colonna sonora ha parlato prima. Un brano tuo che hai scritto per altri, per il canale casalingo, dai, facci cantare. Parole in circolo, sicuramente parole in circolo. Mengoni. Senti, i tuoi prossimi progetti adesso, naturalmente quando finirà questo periodo di casalingo. Sicuramente faremo uscire qualche altro singolo. Tra questi, spero di farvi sentire presto il singolo con J-Ax, che è una canzone a cui tengo molto, che si chiama La Serie Perfetta ed è molto nerd, io essendo molto nerd. E quindi non potevo che chiamare un altro nerd di categoria, quindi c'è J-Ax in questo pezzo e speriamo di farlo sentire presto. Siamo curiosi, dove ti troviamo sui social o su internet in generale? Allora, c'è una pagina Insta che è appunto è Dinastia Insta, poi c'è la pagina proprio Dinastia su Facebook, e poi c'è YouTube dove trovate la musica, su Spotify. Potete andare a streamare, si dice streamare, i pezzi che ci sono, l'ultimo tra l'altro che è Le mani di mio padre. Perfetto. Gabriel, ci ricordi anche tu dove ti possiamo trovare online? Mi potete trovare ovunque, in tutti i social, quindi Facebook, Gabrio, la pagina. Poi
c'è Cabrio Official su Instagram, Cabrio underscore official, e su YouTube Cabrio Vevo e Cabrio Official. La pagina, faccio la distinzione perché Cabrio Vevo sono i videoclip ufficiali, mentre Cabrio Official sono dei live, anche sto attivando a proposito anche tutte le interviste radio, queste cose qua, le sto mettendo tutte in questo Cabrio Official, quindi potete conoscermi là. E poi su Spotify Cabrio. Perfetto, va bene. Allora ti cercheremo. Hai per caso la chitarra vicino a te? Sì, sempre. Sempre. Ci fai ascoltare qualcosina? Magari solo un pezzettino. Insomma, vedi tu. Sì. Hai qualche richiesta? No, dai, fai tu, dai. Lo Va bene. spazio è tuo, scegli. Tu sai quali mi piacciono tra le tue canzoni, però vai. Il dolce far niente, la vita che va da sé. C'è fresco di notte sotto le coperte senza te. Mi piace cantare, mi piace suonare, vabbè. Ma nel letto a dormire quasi mi sento un re. Mi hanno detto che a luglio sarei morto e invece eccomi qua. Grazie anche a te, ha fatto Curiosità, una sentire. cosa, perché forse non la sa nessuno. Mi hanno detto che a luglio sarei morto, me la chiedono in molti. Ma che vuol dire mi hanno detto che a luglio sarei morto? In realtà una volta per gioco mi hanno letto una. E questo mi ha guardato malissimo, cioè, mi dispiace, cioè, non so come dirtelo. E a luglio muori. Ho detto, vabbè, guarda, se non dovessi morire a luglio, io ad agosto scrivo una canzone dove metto proprio questa frase. Ad agosto ho scritto Dolce Farina. Visto che avete lavorato anche assieme in passato, senti Dinastia, tu questa cosa la sapevi? Cioè che il tuo amico in teoria sarebbe dovuto morire e invece è ancora qui? Bellissimo, aspetta. Mancava, va bene. Domanda è fantastica. Questo amico sarebbe dovuto morire, non sapevi niente. Bellissimo, bellissimo. Ragazzi, io direi che con questo è proprio il modo ideale per chiudere, salutarci, salutarvi, ringraziarvi tanto, ricordare quindi Cabrio Dinastia. Arriveranno progetti nuovi appena possibile, intanto abbiamo tutto quello che avete fatto da ascoltare. Posso farci una foto? State facendo? Niente, sei tu che stai facendo. Dai. Quanto tempo devi Grandi. stare fermi? No, basta. La foto fatta, ecco. Foto, non calendario. Ragazzi, vi ringrazio tantissimo, vi saluto e ci vediamo su YouTube quando andrà online l'intervista. Ok. Grazie. Ciao. Grazie Ciao. Ciao Mauri. a voi. Ciao Maruzzo.